Ciao a tutti amici, benvenuti su Age of Mythology. Siamo qui oggi per fare una bella partita con i nostri greci in modalità nomade. Noi siamo a Poseidone e allora dobbiamo trovarci un bel posticino. E penso che abbiamo già trovato, eccolo qua. Allora, prima cosa abbassiamo qua. Allora ragazzi, perché sono qui? Sono qui perché voglio farvi rivedere questo fantastico gioco che è per appunto Age of Mythology, uscito nel 2002, erede di Age of Empires 2. Io credo che sia uno dei migliori giochi RTS o una lunga storia che siano mai usciti. Bene, allora non perdiamoci in chiacchiere inutili e proseguiamo. Tumori, no, non ci servi. Allora, vediamo un po', dobbiamo assolutamente prendere un po' di cibo. Qui ci sono delle zebre, ci siamo. Facciamoci anche un bel porto qua. Tu vai a prendere un po' di legna. Pure tu. Però abbiamo bisogno anche di oro. Abbiamo un nemico già qui vicino, quindi la cosa non è per niente a nostro favore. Dobbiamo assolutamente prepararci, perché altrimenti lo prendiamo nel culo. Ecco, diretto, perché è così. Allora, tu qua. Prostagma. Etimi, vulome. Ok, bene. Ora c'è madre natura. Cosa significa questo? Significa che per un minuto esatto non potremo attaccarci. Quindi, una cosa. Va bene. Portiamo l'ippocampo qua. Ok, qua la legna è pronta, quindi possiamo un altro magazzino. Possiamo già avanzare all'età classica, ragazzi. E ci mettiamo l'attacco dei soldati umani aumentato, quindi con il nostro Ares. Facciamoci il nostro Teseo. Così ci prendiamo questa bella reliquia che ci dà maggiore resistenza ai colpi degli abitanti. Bene. Tu prendi la legna. Facciamo due navi da pesca. Ah, c'è un ciclope così spawnato. Aspetta un attimo, costruisci una casa, che qua se no la situazione va una merda. Bene. Bene. Vediamo se c'è un'altra reliquia. Eccola qua. Cosa ci dà questa? Maggiore resistenza delle unità mitiche contro altre unità mitiche. Vabbè, buono, non male. Manco chissà che cosa. Ok, il nostro obiettivo adesso, essendo Poseidone, noi avremo un grandissimo bonus a livello economico su una cavalleria. Io personalmente sceglierei più Ade come dio greco da usare, perché ti dà un bonus sugli arcieri. E gli arcieri, insomma, sono molto buoni in questo gioco. Bene, allora, tornando a noi, cerchiamo di migliorare il nostro settore economico, perché comunque è molto importante, perché ora come ora dobbiamo assolutamente preparare la nostra difesa. Facciamo un poligono di tiro e soprattutto qualche altra casa. Dobbiamo prendere assolutamente la legna, ragazzi, perché qua dobbiamo costruire delle torri di guardia, già che abbiamo un ciclope e il nostro eroe. Oddio, cioè non è che succede. Vabbè, già mo, che palle.
C'è un altro magazzino. Bene. Bene, un cazzo. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è costruire un'armeria, prima cosa, e fare altre 5 abitanti. Allora, abbiamo qua un'altra reliquia presa. Ah, questo potrebbe essere interessante. Nessuno lo può andare a prendere, infatti come va andato, però non c'è riuscito. Allora, costruiamo prima dell'armeria, visto che abbiamo un grande surplus di risorse. Costruiamo un po' di torri di guardia prima di tutto, così aumentiamo la nostra difesa, anche perché mi sono scordato di farla qua, quindi sono un emerito coglione. Bene, anche qua dobbiamo mettere torri, almeno una ci deve sempre stare, perché altrimenti veniamo nel culo. Beh, una scuderia io la metterei. Facciamo queste torri di guardia, sviluppiamole. Il nostro ippocampo è qui, vedi se puoi fare qualcosa qua. Qua stanno prendendo le risorse, qua già attaccano, sono impazziti, sono impazziti. Scuderia fatta, facciamo un'altra torre, aumentiamo anche qui, facciamo dei potenziamenti. Costruiamo qua un altro porto. Qua ci facciamo tutte case, giusto per riempire questo spazio, e lasciamo questo qua al centro per altri edifici. Qua ci facciamo altre 3 navi da pesca. Bene, adesso mi sto sviluppando più che altro da un punto di vista economico, perché è meglio avere una solida economia prima di fare certi attacchi ai nostri nemici. Possiamo anche qui 2 case, così. Ok, ecco, vedete, il nemico già rompe i coglioni, poi è messo proprio vicino a noi, quindi dobbiamo solo incazzarci neri. Facciamo questi hippie con costano pochissimo, è proprio un'ottima cosa questa. Però dobbiamo costruire il nostro centro città e lo facciamo qua. Ci sono altri? Ok, sì, chiamiamo e portiamoli qua, mettiamo un buon ente, così se il nemico si trova sotto questa torre, il nemico della torre può sconfiggere il nemico. Allora, abbiamo 10 Toxotes, un leone nemeo, un ciclope e Teseo. Poteva andarci molto peggio, siamo fortunati. Mettiamo queste anfore per il sane, no, di sane, sbagliato, che aumentano un aumento di raccolta di cibo dalle nostre navi da pesca. Facciamo anche questi 2 potenziamenti per raccogliere legna e oro, e miglioriamo anche il settore del cibo. Ok, fatto il centro città, mettiamo queste. Mettiamo un po' di mura qua, se no ci fanno un culo stelle e strisce. Infatti, avevo detto. Ok, situazione risolta per il momento, quindi costruiamo veloce. E portiamo i Toxodes qua. Ho finito gli abitanti. Cazzo! E ora?
va niente. Prosthagma, malista. Puntiamo di qua. Prosthagma. Prosehe. Vulome. Ok. La situazione sta andando bene. L'unica cosa è che forse ho sbagliato a fare. Fammi vedere un attimo. Non mi ricordo se questi due erano alleati o nemici. Quindi mo, solo che non è fatto una cagata. Ma molto probabilmente sì. Spostiamo qui un magazzino. E una torre di guardia. Così siamo a posto. Dobbiamo costruire assolutamente il mercato, perché altrimenti non possiamo avanzare all'età mitica, anche se a quanto pare no, sono passati tutti all'età eroica. Bene, ora il mercato è d'obbligo. Facciamo vicino a un tempio, tanto che cazzo ci frega a noi. Chi è che non lavora? Chi è che non lavora? Eccomi qua. Togliamo i Toxotes da qua. Ok, tu non stai lavorando, quindi torni a raccogliere legna. Serve più un legname. Finito l'oro. Bene, proprio in questo momento doveva finire, guarda. In il momento più adatto. Dove vai? Dove vai? Ecco fatto. Ah, questo era un maiale che era un soldato prima. Bene, bene. I succubi. I succubi. Come? I succubi, mezzi, guardali, infami. Ok, qua stiamo prendendo oro, che è la cosa più importante in questo momento. Oh, da questo esce un inco. Muori. Mettiamo a mantenere la posizione qui. Non aggiungiamo un'età mitica e gli facciamo il culo. Catapulta pronta, distruggiamo la fortezza. Ok, siamo all'età mitica, quindi facciamo questa funzione dell'abbondanza che ci dà tutte e tre queste risorse in poco tempo. Abbiamo anche il colosso, quindi con questi qua assaltiamo qui. Facciamo questo, facciamoci un po' di Hippicon. Abbiamo bisogno assolutamente di oro, di tanto oro. Ah già, noi abbiamo questi. Che la cavalleria sta arrivando. Devo assolutamente migliorare le truppe, perché altrimenti siamo fottuti. Fortunatamente ho messo Efesto, quindi metto la fucina dell'Olimpo che ci dimezza di tantissimo i costi dei nostri potenziamenti in ambito militare.
Siamo entrati, bene. Bene. Per poco. Bene. 1, 2, 3. E vai. Facciamo questo. E che facciamo tutti gli sviluppi. Questa non la raccoglie. Vabbè, qua moriranno, tanto non sarà un problema. Una cosa non ho fatto in tutto sto tempo: la caserma. Mi mancava qualcosa. Cioè, ma dove vanno quei? Ma che cazzo fa? Lege, calos. Lege. Prosecce, malista. Ne. Dov'è qua? Eccolo. Ok, quello che dobbiamo fare adesso è innanzitutto migliorare le nostre unità. Miglioriamo tutto ciò che è possibile innanzitutto e diamo un po' di risorse al nostro allenato. Questa mi raccoglie. Guarda, un aiuto lo gradirei, Però vediamo. Forse un aiuto me lo danno, ma molto probabilmente no. Bene, tutto sta andando più o meno secondo i piani. Dobbiamo solo migliorare. Ah, ecco fatto. Al massimo. L'esercito è pronto. Ancora. Ok, dai. Ok, avanziamo. L'esercito è pronto. Non c'è molto da fare. Distruggiamo questo. Voi pensate alla popolazione. Costruiamo un centro città qua, in modo tale da poter attaccare gli Atlantide in seguito. Bene, qua è andato. Portiamo qualcuno a costruire. Un altro Promodos. Perfetto. Ah, qua c'è oro. Bene, ottimo. Non possiamo ancora fare onniscienza, ma vediamo se ancora fai qualcosa. Bene, abbiamo disboscato mezza, cioè un quarto di mappa. No! Ci hanno, madonna! Ci hanno proprio raggiunto.
Vabbè, ci sta, non è che possiamo lamentarci. Siamo una fortezza ancora. Ah, ma è vero, siamo Poseidone, quindi ci sono le milizie. Mi ero dimenticato di questo fatto. Bene. Anche qui. Quindi. Vediamo un po' di. Ne sistemiamo un po' la questione. Facciamo un po' di mura. Qua mettiamo di qui. C'è un'altra fortezza proprio qui. Cioè, questi producono i mercenari, ma si può essere così stupidi. Bene, raga, bene, 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 bene. Vediamo di fare una cosa veloce, però, qua sennò ci perdiamo le ore. E sinceramente non c'ho voglia. Abbiamo quasi sconfitto gli egizi, ragazzi. Un'ottima vittoria, a mio avviso. Manca solo questo. Bene, gli egizi non ci sono più, andati sono. Onniscienza? No! Ok, i nordici hanno aumentato anche loro. No, forse. Abbiamo tre catapunte. Dobbiamo raggruppare tutti. Bene, gli egizi non esistono più. Sono stati eliminati completamente dal sottoscritto. Vabbè, queste qua le possiamo togliere. Qua abbiamo gli edifici. Cos'è che possiamo fare? Quante qua? Ma sì, raccogliete un po' di legna che male sicuramente non fa. Comunque fa sicuramente male. E che ma dobbiamo raggruppare tutti i cristi. Prima raggruppiamo tutti i cristi.
Andiamo. Bene, pensavo che avessero posto più resistenza, però meglio se non ci lamentiamo, perché adesso dobbiamo vedere cosa farà l'Atlantidea, visto che ha Gaia, e quando si ha Gaia tu non puoi costruire. Proprio è vietato. Ma siccome abbiamo una cosa che si chiama catapunta, no, possiamo ritirarci. Fermi. Quasi fa notte. Potremmo attaccare da questo lato. Scendo qua qualcuno però. Non lo sapevo infatti che veniva qualcuno. Vediamo se da qua possiamo attaccare o se c'è qualcuno che deve rompere sempre le palle. Questo muro non è molto ben difeso. Possiamo attaccare. Bene, attacchiamo. Ancora. È matto. Domani mattina. Cazzo. Cazzo. Vabbè, abbiamo perso il catapulto. Ορθός. Εισμάχη.
Scusate se non parlo, ma come potete ben capire, è una situazione un po' difficile. Πρόσταγμα. Ναι. Πρόσεχε. Μεταλλεύς. Λέγε. Μεταλλεύς. Πρόσεχε. Μάχη. Καλώς. Πρόσεχε. Καλώς. Bene, raga. Ultimo Prostagma. Grande assalto. Quasi un tre. Ah, perfetto. Ah, ma qua c'era qualcosa. Forse ho rotto il gioco. Lege, prosegue, lege, esco. Etimos, calos. Prosegue, calos. Etimi. Etimos, vulame. Prosegue. Πρόσεχε, εισβολή, εισβολή. Έτοιμος, καλός. Λέγε. Βούλομαι. Έτοιμος, εισμάχη. Πρόσεχε. Λέγε. Έτοιμος. Εισβολή. Έτοιμος. Λέγε. Βούλομαι. Εισμάχη. Πρόσταγμα. Εισβολή. Πρόσταγμα. Πρόσταγμα. Μάλιστα. Πρόσεχε. Ετλέ. Βούλο. Ρητό. Εισβολή. Πρόσταγμα. Αλλούς. Bene, gli Atlantidei sono stati sconfitti, così come gli Egizi. Bene, bene ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace, commentate e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!